Buonasera a tutti, grazie per essere qua, numerosi a seguire la seconda serata dove discuteremo dell'analisi dei dati. Qua abbiamo sempre il nostro socio Cleverson, il nostro ospite internazionale, che ci saprà completare, portare avanti in questo percorso sull'analisi dei dati, però questa volta andiamo più ad automatizzarla. Qui è sempre il Pordenone Linux User Group e lascio la parola a Cleverson. Grazie. Ok, quindi grazie un'altra volta per le introduzioni e grazie a tutti voi per essere venuti oggi. E aspetto sia stata piacevole la prima serata e che questa seconda sia ancora meglio. Allora, quindi già sì, abbiamo presentati, ma faccio veloce questa parte perché ho fatto solo una presentazione, quindi sono delle slides da prima. Ma allora, oggi quello che parlo io è, dopo che abbiamo fatto tutta quella parte di analisi dei dati, prendiamo i dati, scarichiamo e facciamo la pulizia, e forse qualche modellaggio. Dei che sono riusciti a vedere che non necessariamente è un lavoro molto facile, e è ancora un po' difficile da fare qualche modellaggio, prendere qualche senso su tutti quei dati che abbiamo. E attualmente questo diventa ancora un problema più grosso, perché i dati sono numerosissimi ovunque. Abbiamo dati di cellulari, di computer, abbiamo altre forme da prendere informazioni, e tutto questo fa estrarre qualche conoscenza dei dati qualcosa molto difficile. Su questo, anche molto nell'attualità, un tema importante, per così dire, l'intelligenza artificiale, che principalmente nella versione del machine learning sta più o meno ovunque da noi. E in questa serata vorrei parlare con voi su come possiamo fare, anche da casa nostra, senza nessun equipaggio speciale, computer più potenti, possiamo fare l'uso di queste tecniche di intelligenza artificiale e di machine learning per lavorare com i dati che abbiamo. Allora, quindi la prima domanda che dobbiamo fare é: cos'è uma inteligência? Bene, questa è una domanda difficile, specialmente perché parliamo di intelligenza di computer e dobbiamo capire qualcosa sulla intelligenza per fare l'applicazione di questo insieme ai programmi. Quindi allora, una definizione di intelligenza non so dire, perché anche io non sono davvero intelligente, quindi mi mancherebbe qualche spiegazione migliore. Ma questa è anche una domanda filosofica difficile, nel senso in cui dobbiamo chiedere da cosa è fatta e quali sono le sue caratteristiche. Quindi, nel caso del computer più specificamente, possiamo dire che un computer è veramente intelligente oppure no? E possiamo dire che noi, esseri umani, siamo veramente intelligenti? E cosa sarebbe la intelligenza? Sarebbe la intelligenza solo le connessioni dei neuroni che abbiamo nel cervello? Sarebbe l'intelligenza qualcosa più metaforica, come diceva Platone? Platone? O qualcosa che semplicemente viene come una luce da subito? Questo è difficile da capire. Ma quindi se diciamo ad esempio che la intelligenza sono solo le connessioni tra informazioni che abbiamo nei neuroni del cervello, forse il computer sì può essere intelligente, perché lui può fare delle connessioni numerose. Se diciamo che l'intelligenza è anche una cosa probabilistica, nel senso che impariamo qualcosa del mondo e da queste cose che impariamo criamo qualcosa più astratta che chiamiamo di intelligenza, forse il computer può fare anche questo. Ma se diciamo che l'intelligenza è qualcosa superiore, qualcosa più avanzata, il computer non è neanche vicino da qualcosa così. E oggi vi spiego come funziona questo. Allora, sul computer specificamente, l'intelligenza artificiale è quello in cui mettiamo una soluzione intelligente
nel senso che è una soluzione che risolve un problema che non è tipico, e con questo creiamo un sistema per fare questo sistema risolvere questo problema di una forma utile. Non so se ho spiegato bene, ma se hanno qualche domanda vanitaria per alzare le mani o chiedermi. Okay? Allora, questo alla fine vuol dire che per un computer, alla fine, l'intelligenza non è niente che più che una funzione matematica oppure statistica. È una cosa di bytes, basicamente. E il machine learning non è niente da diverso da questo. La differenza è che ci sono qualche tecnica o qualche forma da fare con che un computer riesca a trovare un padrone o un'approssimazione di una funzione matematica. Ok? E su questo ci sono due principali rami, per così dire. Il primo è la regressione, in cui quello che vogliamo è tra una quantità di dati da aggiungere un'approssimazione di una funzione e con questo cercare come fare una relazione tra i dati, che è qualcosa simile da quello che abbiamo visto nella prima serata, in cui possiamo fare una relazione tra i numeri, l'efficienza energetica di una casa e il prezzo, ad esempio, che c'era quella riga nei grafici. E un altro grande rame del machine learning è la classificazione, in cui da diversi dati proviamo a fare la condivisione e capire cos'è tutto da questi dati in ogni tipo di classifica o di cosa che diventa. Quindi, ad esempio, una regressione sarebbe prevedere il prezzo di un immobile se abbiamo i dati di dimensioni, numeri di bagni e tutto quanto. E una classificazione sarebbe capire qual è il tipo di immobile questo è a partire da una foto, se è una casa, un appartamento e così via. Allora, ora faccio qui un esempio di come facciamo uso di questi algoritmi di machine learning. Ho preso due che direi sono i più importanti oggi e forse i più facili da capire intuitivamente come tutto questo processo è fatto nel computer. E tutto questo sem avere bisogno del computer. Quindi qui abbiamo tre tipi di case con due colori, giusto? Allora, vi chiedo, per identificare questi immobili, come possiamo fare? Come possiamo classificare tutto questo? Bene, una soluzione per farlo è per il tamanho, per il colore, per il numero di finestre, per il numero di porte e così via. Quindi, i più piccoli sono case, quelli di tamanho mediano sono le case collegate, e i più grandi sono appartamenti, giusto? Allora, questo intuitivamente va bene, ma come possiamo fare per fare questa condivisione da qualche forma più automatizzata? Come un algoritmo in cui possiamo fare per capire dove possiamo fare questa divisione per classificare questi diversi immobili? La risposta è quello che chiamano di riduzione della entropia, nel senso in cui quello che dobbiamo cercare prima è come facciamo tutti questi dati diventare il meno variabile possibile. Questo può sembrare un po' strano, ma l'idea è che, ad esempio, se facciamo la divisione tra i colori, facciamo una condivisione in cui abbiamo due gruppi e sono più omogenei tra i due, d'accordo con questa classificazione in cui possiamo prendere il tipo di immobile, del tamanho e dei colori. Possiamo fare anche con il numero di piani, ad esempio. Quindi, per esempio, se facciamo la divisione tra i numeri di piani, prendiamo questi due da prima. Ma allora, perché fare per i colori è meglio che fare per il numero di piani in questo caso, che sarebbe due piani? È principalmente perché così abbiamo una riduzione della variazione dell'immobile. Quindi qui abbiamo due gruppi con immobili diversi, ma qui abbiamo due gruppi, ma ancora ci sono due altre variazioni possibili.
Spiego meglio. Qui abbiamo dei gruppi, ma tutto che dobbiamo fare dopo è capire il numero di piani e basta. Ma se iniziamo per il numero di piani, dobbiamo prima capire il numero di piani e per il gruppo che rimane il numero di piani e in che colori sono diversi. Sì? Solo per capire, l'immagine è un po'... Voce però, se no non si sente, vieni qua. Non ci... si fa quindi vieni qua. Si vai. L'immagine è un po' fuorviante perché mi aspetterei che i colori fossero mischiati, cioè così è già diviso per piani e per colore. Sì, sì, così già. In questo esempio sì, già condiviso per colori, solo perché ho fatto il ctrl c ctrl v del slide. Ma hai ragione, dovrei aver preso più cura su questo. Ma diciamo, abbiamo questi gruppi da sopra e da sotto. Quindi i gruppi dei due piani e quelli dei più piani e così via. Allora, se facciamo questo, per questo gruppo di cose, abbiamo una condivisione qui, e un'altra condivisione per il numero di piani dopo, così, e un'altra condivisione per il numero di piani dopo. Così abbiamo condiviso tutto questo, di una forma che possiamo classificare tutti questi immobili. Quindi prima facciamo la condivisione dei colori, e di quelli che hanno due piani, e quelli che hanno tre o più piani. Questa forma di fare le cose è chiamata oggi di albero di decisioni, decision trees. Che insomma, tutto quello che questo fa è, tra tutti i dati, prendere i dati che sono più facilmente che ridurono questa cosa che si chiama entropia, e piano piano arrivano a un risultato finale. Ci sono molti algoritmi diversi da fare, ma questa è l'intuizione di come sono fatti. Basta fare la condivisione, e piano piano con tutta questa condivisione arriviamo a qualcosa in cui possiamo classificare tutto. Quindi in questo esempio qui, nelle slides, è in inglese, ma lo parlo qui, vai cosa... che è da come fare la condivisione tra le frutte. Quindi, ad esempio, se abbiamo una frutta verde, che sia grande, è una... un'anguria. Un'anguria, grazie. Sì. Allora, se abbiamo una rossa, che sia piccola, è una mela. Questo, se abbiamo dati abbastanza, arriviamo a qualche situazione come una mela verde, ad esempio. Quindi quello che dobbiamo fare è fare più condivisioni ogni volta. E con questo parametro di ridurre l'entropia, possiamo capire quale sarebbe la migliore forma da iniziare questa condivisione. E un altro dettaglio è che se lo facciamo a troppo dettaglio, alla fine arriviamo a un arbore in cui i rami sono tutti i dati possibili del mondo. Cosa che non è molto utile, perché se abbiamo tutti i rami dei dati, possiamo semplicemente prendere le informazioni direttamente. Quindi l'idea qui è fare un modello in cui tagliamo prima l'albero e così abbiamo, almeno con una margine di errore, un algoritmo che è capace da prevedere qualcosa che vogliamo classificare. Quindi in questo caso forse una mela verde non sarà bene classificata, ma questo modello qui già è abbastanza per fare molte cose. E se questo serve al problema che abbiamo, direi che già basta. Va bene sulla árvore di decisione? Sì. Allora, il secondo algoritmo è quello che chiamiamo di reti neurali. Qui io ho portato un esempio di come sarebbe una rete neurale con un neurone, per così dire, un punto di decisione. Questo alla fine non è molto più che fare l'equazione della scuola media, nel senso che diciamo che vado a fare la spesa e acquisto un formaggio e un pomodoro e spendo 1,50 euro. E dopo compro un formaggio e dei pomodoro e spendo 2 euro. Allora, la domanda è, quanto costa un formaggio e un pomodoro? Possiamo fare una ipotesi iniziale che un formaggio costa 1 euro e un pomodoro costa 1 euro. Intuitivamente sappiamo che non sono questi i valori, ma questo va bene perché
per iniziare, qualsiasi valore va bene per fare il calcolo dopo. Quello che è importante è che prendiamo questa informazione e facciamo la funzione nuovamente e capiamo che c'è una margine di errore. In questo caso, se dico che il formaggio è 1 euro, il pomodoro è 1 euro, il valore della prima funzione dovrebbe essere 2, ma in realtà è 1,50. Quindi abbiamo un errore di 50 centesimi. E questo è il punto di questa logica, che è quello che chiamano di backpropagation. Questa è una versione semplificata, ma l'intuizione è questa. Da questa margine di errore, facciamo una correzione dei valori da prima. In questo caso, quello che faccio qui è prendere i pesi iniziali, che sarebbe 1 euro per il pomodoro e 1 euro per il formaggio. Faccio una moltiplicazione tra il risultato finale e gli errori e una divisione tra il numero di pesi. Quindi, ad esempio, qui, nella prima funzione c'erano 2 formaggi, quindi faccio la condivisione per il peso, volte l'errore, condivido pelo numero di pesi, che diventa 1 meno 0,25, che è 0,75. E è la stessa cosa per il pomodoro in questo caso. Quindi il risultato è 0,75, ok? Allora, faccio l'attualizzazione del valore da prima con questo 0,75. Quindi, invece da credere che il pomodoro è 1 euro e che il formaggio è 1 euro, metto 0,75 per le due. E faccio il stesso giro un'altra volta, ma questa volta con la seconda funzione, che è quella in cui c'erano un formaggio e 2 pomodori. Quindi questo qui è lo stesso giro, basicamente, in cui arrivo nell'errore di 0,25, faccio quello calcolo un'altra volta per ogni peso, in cui il formaggio diventa, in questa ipotesi, 0,75 centesimi, e il pomodoro 0,56 centesimi. E fatto questo giro, faccio un'altra volta il giro da prima. Quindi, non so se hanno capito la sequenza, ma l'idea è che ogni volta che faccio un'attualizzazione, faccio un'approssimazione del valore reale del peso di ogni prodotto. Quindi piano piano arrivo il più vicino possibile del valore di ogni prodotto. Quindi qui arrivo al prezzo del formaggio in cui i pesi sono 0,64 e il peso del formaggio che sono 0,54 sotto. E se andiamo un'altra volta, piano piano diventano più vicini da quelli che sono i reali. È un po' difficile parlare tanti numeri così. In questo senso, hanno capito bene l'intuizione? Ho fatto qui ancora un po' alcune altre volte, in cui piano piano i prezzi finali diventano più vicini a quelli che vogliamo. Ops. E questo è l'ultimo che ho fatto. Non è veramente un problema, ma una considerazione da questo è che è molto difficile arrivare, se abbiamo molti dati, a una funzione ideale. Piano piano possiamo farlo e lo facciamo, ma... Il risultato è sempre un'approssimazione. Il problema è che se non è un'approssimazione ai risultati, arriviamo allo stesso problema dell'arbore, in cui abbiamo tanti parametri che è più facile prendere i dati originali. E se arrivano qualcosa nuova, non riusciamo a fare la generalizzazione. Ma alla fine è l'approssimazione di una funzione, l'idea di una rete neurale. E in realtà tutta l'intelligenza artificiale di un computer non è più o meno un'approssimazione. Non nel senso che i risultati sono sbagliati, ma nel senso che non è una formula diretta. È un modello della realtà. È un taglio da quello che è tutto che possiamo prendere e da questo facciamo un'approssimazione il più precisa possibile. Bene, e l'idea è che quando è terminata che così via facciamo. Questo che abbiamo fatto avevano solo quello che cambiamo di un punto di attualizzazione per ogni prodotto e basta. Ma le reti neurali attualmente sono cose più grandi da questo.
abbiamo come nel Large Language Models qualcosa come 8 bilioni, 10 bilioni di punti come quello che fanno questi calcoli ogni volta che sono allenati. Quindi per questo che allenare una rete neurale può diventare così costoso e vagaroso. Perché piano piano bisogna aggiornare i pesi, aggiornare, aggiornare, fino a che i risultati diventano più o meno buoni. Ok, quindi detto questo, che è la parte più noiosa, diciamo, di tutto quanto, andiamo a fare un po' di pratica. Una domanda. Sì? Tu alleni questa rete neurale finché i risultati non sono più o meno buoni, ma in realtà non hai una controprova fra il pomodoro e il formaggio. Com'è che fai a renderti conto, quando questi calcoli sono molto complessi ed evoluti, che stai ottenendo dei risultati buoni? Perché molte volte ti trovi a dover calcolare cose che sono più difficili di quello che normalmente sai calcolare, quindi devi riuscire a valutare il risultato. Sì, sì. Vi mostrerò qui. Grazie. Vi mostrerò qui un po' da come farlo, ma in generale quello, la strategia principale è da prendere i dati e fare una divisione in due. Una è quello che chiamiamo di validazione e una è quello che chiamiamo di dati di allenamento. Quindi facciamo l'allenamento su questa parte dei dati e dopo, senza il contatto nell'allenamento dei dati di validazione, facciamo la prova e prendiamo la margine di errore totale che è diventata da tutto quanto, che sarebbe quello calcolo di errore del risultato aspettato. Su questo ci sono molte variazioni, molte forme da fare, anche le rete neurali hanno evoluto tantissimo, ma quello che è la intuizione e che abbiamo bisogno per fare qualcosa da casa è questo. Quindi possiamo anche noi creare qualcosa per cambiare come facciamo questi esperimenti, o come facciamo il calcolo degli errori, come aggiorniamo i pesi. Tutto questo è ancora un punto di ricerca nella comunità. Quindi non solo questo, ma se riesce a capire una forma meglio da quella che esiste oggi, può diventare ricchissimo. Quindi è una cosa interessante da pensare su. E ci sono anche, per chi è interessato, le prove matematiche di che tutto questo funziona. Queste sono un po' complicate, non riesco a spiegare bene, ma sono facili da trovare. Quindi, ad esempio, il backpropagation è una formula abbastanza diffusa, tutte le formule di reti neurali sono formule matematiche abbastanza conosciute, e in qualsiasi Wikipedia può trovarli. Ok? Bene, se non ci sono altre domande, iniziamo qui con degli esperimenti. Allora, vi ricordate che nell'ultima volta ho fatto questo notebook qui per prendere i dati e estraerli. Diciamo che questa è la parte più importante, non solo per prendere i dati, ma perché così la qualità del modello che creiamo dopo con il machine learning, con la rete neurale, è sempre più grande da quello se abbiamo i dati roti. Perché come avevano controllato, l'allenamento dipende direttamente di quello che mettiamo per allenare la rete neurale. Quindi, ad esempio, se io ho qualche cosa sporca che diceva che un pomodoro più un formaggio costavano 100 euro, questo farebbe un problema gigantesco nell'ora di allenare la rete neurale. Sempre invierebbe giù e su il prezzo nel calcolo dell'aggiornamento dei pesi. Opa, scusatemi. Allora, fatto questo, è interessante pensare che i dati che abbiamo preso prima, se vi ricordate bene, che sono quelli di dati di come fare dati di immobili, sono dati abbastanza semplici, che possono essere un semplice CSV, qualcosa che troviamo a casa e che possiamo fare, possiamo avere con qualsiasi tipo di dati. Diciamo, facciamo le spese, facciamo qualcosa così, possiamo applicare anche a tutto questo, questa conoscenza di machine learning. Questo è per dire che non è qualcosa così difficile. Ha bisogno di qualche conoscenza, ma se l'abbiamo, possiamo farli senza problemi.
e ci sono risultati davvero interessanti. È quello che vi mostrerò ora. Allora, da quello che abbiamo prima, prendo questi, prendo un CSV che ho salvato prima, lo carico qui, e dai prezzo, rimuovo tutto quelli che non hanno un prezzo, e qui ho preso una libreria chiamata PyCaret, che è una libreria di AutoML, che insomma è quello che fa l'apprendimento di macchina automaticamente per noi. Quindi non ha bisogno di avere la conoscenza diretta di tutto questo algoritmo, come farlo. Questa libreria qui farà per me tutto questo processo. Ma prima da qualcosa, come mi ha chiesto un po' prima, qui faccio la condivisione tra, di tutti i dati tra quelli che sono di treno e quelli che sono di test, in cui prendo 20% da tutto per dopo validare se i risultati sono buoni oppure no. E qui abbiamo una amostra di quelli che sono i dati che userò per il treno. Questa è una sintesi, un riassunto di tutti i dati, e questo è quello che userò per i test, in cui faccio la validazione. Ok? Allora inizia la parte più divertente, diciamo. Qui io ho bisogno di fare una condivisione per considerazioni tecniche su quelle che sono numeric features, che sono tutte le colonne, tutte le caratteristiche che sono un numero, come prezzo, superfície, tutto quanto, e quelle che sono in realtà categorie, come in questo caso la zona, che può essere nord, sud, o la comune, che Pordenone, Portia e così via, che non sono una quantità, sono caratteristiche. Facendo questo, ho preso come il target, che è quello che voglio arrivare su, il prezzo, e creo una regressione. Se vi ricordate bene, regressione è quello in cui prendo i dati per fare una funzione che prevederebbe il target, in questo caso il prezzo. Insomma, facendo il riassunto, in questa funzione qui, quello che provo a fare è trovare una funzione che mi dirà, tra tutti i dati che ho, qual è il prezzo di un immobile. Come posso fare per prevedere oppure arrivare a un risultato simile al prezzo di un immobile. Quindi fatto questo, ci sono molte opzioni qui, e basta fare l'allenamento qui, che è questo Compare Models. Lo faccio insieme a voi, e ho preso un numero ridotto di modelli qui, per fare più veloce, ma ci sono tanti altri. Per darti una esplicazione veloce, queste qui sono variazioni dei modelli di arbre, principalmente, quindi questo CatBoost, ad esempio, sono molti alberi insieme che fanno una predizione e dopo si arriva a un risultato tra tutto quello che è predito con una media migliore da quello che se facciamo senza questo numero grande di alberi, se la facciamo solo con uno. E questo LR è niente più che una linear regression, una regressione lineare in cui quella riga, invece di essere fatta manualmente con una formula, è fatta piano piano con un procedimento di machine learning. Allora, per questo ci serve un po' di tempo, ma qui già abbiamo qualche risultato. Questi numeri qui, in realtà, sono i calcoli degli errori che questi modelli hanno fatto sui dati di test. Quindi qui mai significa mean average error, quindi è la media di tutti quegli errori del calcolo che sono fatti di tutti i dati di test. MSE è mean squared error, che è la stessa cosa solo che elevato al quadrato, e così via. Ci sono molte altre forme di calcolare questo, ma una cosa bella da questi questa libreria di AutoML è che non ho bisogno neanche da capire cosa sono. Alla fine ci sarà una riga gialla che mi dirà qual è il migliore risultato per ogni tipo di classificazione e anche prenderà il migliore per me. Ok? Allora, su questo mi serve un po' di tempo per far girare tutti i modelli e allenarlo.
faccio solo questo questa volta per essere, per fare la dimostrazione reale, ma tutti gli altri lo giro prima. Ma nel frattempo, se hanno qualche domanda, qualche dubbio? Sì, è qua. Stavo usando. Qui adesso tu lo stai facendo con Google, questa cosa qua, cioè quindi dentro una diciamo una cosa che ti dà Google, no? E, qui sta usando processori grafici oppure solo processore? E quanto processore sta usando per fare questa cosa? Cioè per dire, quanto pesa questa cosa? In realtà questa è la macchina padrone di Google, quando non c'è niente da speciale, e sì, è possibile farlo da casa. In realtà l'ho fatto prima nel mio computer questo, e non è pesante. Quello che diventa più pesante sono moltissimi dati. L'algoritmo da se stesso non è così pesante. Quindi se facciamo qualcosa come un modello di linguaggio, può diventare pesantissimo, con 8 bilioni. Ma questo, come abbiamo solo, non mi ricordo, 1000 immobili, è leggerissimo. Sì, poco meno di 2000 immobili. Sì, sì. Allora, sì, c'è una domanda? Ma la rete neurale tu la alleni su un modello? Cioè, mi è sembrato di capire, per l'esempio del formaggio del pomodoro, tu dai un'equazione sul prezzo di due acquisti, ma quel modello, adesso senza pretendere una spiegazione dettagliata, no? Cioè, nel senso, è una quando viene allenata una rete neurale, viene fatta su uno specifico problema? Allora, sì. Allora sì, ogni rete neurale è allenata su un specifico problema e non sono tutte le reti neurali che sono buone per tutti i problemi, nel senso che molte volte sono allenati, non so, 100 reti neurali per lo stesso problema, tutto con configurazioni differenti, nel senso che non ho parlato molto su questo, ma se ritorno qui, puoi vedere qui che su una rete neurale un po' più grossa ci sono questi layers, input layers, hidden layers. Puoi fare qualsiasi configurazione che vuoi con questo. Puoi mettere 100 layers, nella stessa layer puoi mettere un bilione di neuroni, oppure solo 1, 1, 1. Questo è abbastanza variabile. E ancora, almeno fino a quanto che io ho saputo, nessuno ha arrivato a una conclusione su quanto che sarebbe buono oppure no, più o meno neuroni. Quello che si sa è che se abbiamo solo un neurônio, questo diventa una regressione lineare. Non so se vi ricordate che una regressione lineare è una riga. Se mettiamo 2, 3, 4 layers, questo diventa un po' ondulatorio. Se riesce a approssimare una funzione polinomiale. Quindi, i più complessi sono i dati, probabilmente più neuroni ha bisogno di avere. Ma il più semplice è meglio avere una rete neurale un po' più semplice. Aspetto che abbia ti ho risposto alla domanda. Più o meno. Cioè, prendendo l'esempio di ChatGPT, ChatGPT risolve un problema di linguaggio, di analisi di linguaggio e fa ricerca sui suoi dati la risposta più pertinente. Non posso usarlo per fare altre cose, cioè questo è. Quindi la rete neurale di ChatGPT dà una risposta a una domanda di linguaggio. Ah sì, giusto. Sì, precisamente. Una rete neurale è per un problema solo. In realtà una cosa che dicono è che la struttura della rete neurale non c'è nessuna serventia. I pesi sono quelli che valgono qualcosa, che sono i pesi che sono allenati. Per questo i dati che fanno l'allenamento sono una cosa più valiosa per le aziende grosse ogni giorno. E per questo ci sono tanti cookies e tutto quanto. Perché se loro hanno i dati buoni, possono fare qualcosa, quello che diz il modello. Ma senza questo peso, anche che hanno la struttura, non serve da nulla. Ok?
qualche altra domanda? Ok, quindi credo ora è finito l'allenamento. E qui possiamo vedere che il primo posto è per questo Cat Boost, che c'è tutto questo errore, tutto quanto. In generale, quanto più basso questo, migliore. Questo è un numero grandissimo, ma questo in generale è relativo al prezzo. Quindi diciamo, non è precisamente così, ma possiamo dire che più o meno questo modello ha una margine di errore da 53.000 euro. Un'altra volta, non è precisamente così, ma è un'estimazione buona. Ma allora, se parliamo di pomodoro e formaggio, aspettiamo che questo errore sia di 50 centesimi, o anche meno, quindi 0.5. Questa è una forma da capire quale sarebbe una buona margine di errore. Quindi il margine di errore... Se ho ben capito, quindi qui abbiamo che gli immobili che tu hai allenato, caricato, hanno un margine di errore di 53.000 euro. È questo? Meno sì. Ok, cioè quindi se io vado a faccio una richiesta di informazione, posso trovare questo livello d'errore in sostanza. Questo dipende abbastanza della tipologia delle metriche usate. Come questa è la mean average error, questo vuol dire che sulle funzioni che hanno gli errori, questa non è una rete neurale, ma l'idea è la stessa. Qui abbiamo gli errori, giusto? 0.9 e questo è più 0.9. Quindi facciamo una media da questo, da tutti i dati che abbiamo fatto, in questo caso da tutti i mille immobili, prendiamo i risultati, lo compariamo con quello che aspettavamo, prendiamo i errori, facciamo la media e facciamo questo calcolo e questo diventa questo numero. Se lo facciamo al quadrato, sarebbe questo, mean squared error, perché questo numero è gigantesco. Questo dipende molto da come vuoi fare il problema e come lo vuoi fare, ma insomma, per quella cosa più semplice, questo basta. Ok? Allora, fatto questo, abbiamo l'opzione di fare questo interpret model, che direi che forse è una delle cose più fighe da questo modello. Se vi ricordate, un modello è una rappresentazione della realtà, giusto? Quindi, se questo modello è qualcosa che si avvicina con questa margine di errore della realtà, possiamo prendere le sue caratteristiche per fare inferenze sulla realtà. Quindi, ad esempio, qui, questo è un grafico un po' strano da vederlo, ma prendiamo la superficie. I colori più rosso sono quelli che hanno i valori più alti. Quindi, in questo caso, la superficie più alta sono quella che sono degli immobili più grandi. Ci sono quelli di più da 1.000 metri quadri, tutto quanto. E il blu sono quelli più piccoli. Allora, la posizione significa che quanto più a destra, più i valori della predizione è attributo a questa parte del modello. Insomma, la superficie, quanto più alto il valore, più alto sarà la predizione del prezzo. E il blu, come è più a sinistra, quanto più basso il valore, più ridotta è la predizione del prezzo. Un altro esempio qui, comune Pordenone. Il rosso sono i valori che sono sì, e della comune di Pordenone, che sono più alti. E il blu sono quelli che non sono della comune di Pordenone, sono più bassi, per questo blu. Se sono a destra, il più a destra più alzano il prezzo, e più a sinistra più riducono il prezzo. Allora, cosa questo vuol dire? Che questo modello ha fatto una traduzione della realtà in cui la superficie è la cosa più importante del prezzo, in secondo posto è se è nella comune di Pordenone o no, se c'è un bagno il prezzo è ridotto tantissimo, perché questo è blu è alla sinistra, il rosso è alla destra, se è nella zona centro storico, che è la zona di Pordenone, è ancora più caro, se il riscaldamento è a pavimento è ancora più caro e così via. E tutto questo sono in ordine di importanza per il modello.
Quindi superficie è più importante della comune, che è più importante di, ad esempio, se l'appartamento è libero o no. Ok? E questo grafico è un po' strano, ma l'idea è che con questo possiamo, invece da fare l'analisi, possiamo chiedere a un modello per allenarsi da solo e dopo dirci quali sono le cose più importanti per capire qual è il prezzo. D'accordo? Quindi età immobile è differente. Ah, età immobile è importante, ma questo è un po' mescolato, nel senso che quanto più bassa, meglio, ma non ingrandisce così tanto come la quantità della superficie, diciamo. Va bene, direi che sono persone sorprese che la comune di Pordenone non è in primo posto. Ma dai, quindi su questo ci sono qualche domanda, qualche osservazione? Che questo direi che è uno dei punti più importanti da parte di fare un modello, che non è solo per fare l'intelligenza artificiale, fare qualcosa figa, fare qualche predizione. Possiamo usarli indirettamente per prendere qualche informazione in più, particolarmente dei dati che sono troppo complessi. Ok? E un'altra spiegazione veloce, che questi risultati qui sono arrivati di un algoritmo che si chiama Shapley, che è da teoria dei giochi. Che, insomma, la intuizione è così. Mettiamo nel modello una superficie grande e una piccola e vediamo quanto che il prezzo varia dopo che il modello ha fatto una predizione. E vediamo, na comparazione tra tutti e le altre caratteristiche, quali sono quelle che variano più o meno su questo. E così abbiamo questo grafico che sono approssimazioni da quello che sono più importanti oppure no. Ok? Allora, faccio girare tutto velocemente qui, così non, non aspettiamo così troppo. Nel frattempo in cui faccio qualche commentare in più. Ma un'altra cosa in cui i modelli di regressione sono buoni è che possiamo noi prendere quello che vogliamo qui e chiedergli a fare una predizione. Quindi, ad esempio, ho messo qui un immobile con una superficie da 100, classe energetica A, banho 2, un contratto di vendita, stato ottimo oppure ristrutturato, nella comune di Pordenone, in zona di Valoncello. Allora, che questo sarebbe più o meno quello che voglio io acquistare. O mi farebbe piacere. Ma vediamo se riescono a diventare il tuo vicino. Il modello qui mi dice che... ho fatto girare tutto, mi dispiace. Ma direi che la predizione qui sarebbe di qualcosa come 250.000 euro. Per prendere qui, a presto ritorno a questa cellula e giochiamo un po' con questo. Dopo chiedo a voi se vogliono, sì, sì. Sì. Chiedo a voi per fare a casa, non esqueço. Va bene, quindi ritorno qui un po' dopo, ma ho fatto su questa ricerca sul prezzo, ma non so questo, possiamo farlo anche per il prezzo per metro quadro. Una considerazione importante è che se facciamo qualcosa che è molto dipendente da qualcos'altro, non possiamo aggiungere al modello. Nel senso in cui se mettiamo il prezzo qui, per fare il calcolo dell'importanza del prezzo per metro quadro, sicuramente il prezzo diventerà quello nel primo posto con l'importanza più grande. Quindi non ci serve da molto questo modello. E diciamo, è veramente facile da fare questo calcolo, non abbiamo bisogno neanche di un modello, se solo per calcolare il prezzo e fare la condivisione sulla superficie. Ok? Ma curiosamente, ancora metto la superficie commerciale, perché nell'analisi che ho fatto prima, la superficie non è direttamente correlazionata con il prezzo, curiosamente, ma il prezzo sì. Ok? Quindi ho fatto girare qui il modello e ancora si allena un po'. Oh, mi ha mancato un po' di pianificazione su questa parte, ma va bene. Quindi se non hanno altre domande, faccio qualche altro commento su tutto questo e su come facciamo per girare i modelli.
scusa, mi sono perso, CAD Boost, LR, quelli lì sono dei modelli che tu imposti, diciamo, per uno come me che non sa neanche cosa siano, cioè sono dei modelli per stimare l'errore medio. Sì, giusto. Ognuno da questi sono diversi algoritmi. In realtà non ha bisogno di capire cosa sono. E se vuoi, basta mettere via questo e si può fare con tutti i modelli disponibili in questa libreria. Solo non faccio qui perché diventerebbe ancora più vagaroso questa presentazione. Ma se abbiamo un po' di tempo dopo posso farlo. Sì, sì. Opa. Allora, questo è finito qui per prendere le informazioni sui metri quadri. Vediamo cosa è uscito qui. Allora, curiosamente la superficie ha una relazione inversa con il prezzo. Quindi più grande, meno costoso, ma il più piccolo, più costoso di metro quadri. Un'altra volta comune da Pordenone. E in questa volta apparisce l'anno di costruzione, in cui i metri quadri di quelli che sono più giovani sono più costosi da quelli che sono più vecchi, che direi non è nessuna sorpresa. Allora, riscaldamento un'altra volta, c'è sta? Apparentemente riscaldamento è una cosa molto importante se vuoi vendere una casa, riscaldamento a pavimento, zona centro storico importantissimo, curiosamente ascensore, il videocitofono appariscono qui anche. Quindi sono accessori non così tanto, ma video citofono direi che è quella cosa facile da mettere a sua casa per farla più valorizzata. Ma in altra parte, da ristrutturare è quello che forse più svaloriza la casa, la fa diventare meno interessante. E così andiamo. Se la classe energetica è buona, se c'è terrazza, posto alti, sono tutte cose importanti. E se c'è solo un banho anche è un po' brutto per il prezzo per metro quadri. Ah, un'altra comune costosa è Portia. Quindi è un po' difficile da abitare qui vicino, no? Ma in, altro caso, in ogni caso, se vuoi qualcosa meno costosa, Maniego sembra un buon posto. Ok. Allora. Ah, lo spiego qui. Esse SHAP, SHAP dell'algoritmo che ha fatto questa predizione, che è quello della teoria dei giochi. Se vuoi cercare un po' di più di informazioni, basta cercare per questo nome, questa sigla. Ma insomma, è l'idea in cui si può stimare il valore della importanza di ogni attributo a partire dei risultati dopo lo mettiamo nel modello. Ok? Allora, questi sono esempi di regressioni in cui io ho i dati e provo a fare una predizione, una stimazione da qualcosa che voglio fare. Allora facciamo una declassificazione, nel senso che ho preso tutti gli immobili che mi piacciono, ho creato una colonna chiamata mi piace, in cui il prezzo è minore da 800.000, che è un po' troppo per me, in realtà, ma dai. Una superficie un po' più grande da 50 e meno da 800, perché io sono un po' spazioso, ma ho un po' sono un po' pigro per fare la pulizia, quindi troppo grande non va bene. Perché così è molto meglio da fare riscaldarmi nell'inverno. Ok? Quindi su tutti i dati ho capito che ci sono 47 immobili che hanno queste caratteristiche, oppure che sono quello che mi piacciono. Ma allora, potrei fare tutto, l'analisi da quello che mi piacciono, cosa che va bene, cosa che non, dove posso buttare via per prendere qualcosa meno costosa, e così via. Ma posso farlo tutto su il modello di machine learning. Quindi una volta ho fatto la stessa cosa, ho fatto una divisione, questa volta con questo campo chiamato mi spiace, invece di fare una regressione faccio una classification,
e per classificare gli immobili tra quelli che mi piacciono e quelli che non mi piacciono. E metto tutte le altre variabili qui che mi sono di interesse. Faccio questo. Un'altra volta faccio l'allenamento del modello. Una osservazione è che non sono tutti i modelli in cui questo algoritmo riesce a farlo automaticamente. Quindi prendo questa volta il secondo migliore per fare questa interpretazione del modello. E sarebbe questo LightGBM. Allora, questo qui, basicamente sono le caratteristiche delle cose che mi piacciono. Prima cosa, prezzo basso. Perfetto, già mi piace questo modello perché è giusto. Non voglio classe energetica G, perché sarebbe troppo freddo nell'inverno. Superfici, sono più nel posto di quelle che sono più piccoli in questo dataset. Sono quelle tra 50 e 200. Quindi direi che va bene questo modello, perché sono molto simili a quello che io ho messo come caratteristiche essenziali per me. Allora, le classi energetiche basse sono quelle che sono importanti per capire quello che non mi piacciono. Allora iniziano quelle variabili che sono più o meno nascoste su quello che ho scelto. Quindi diciamo che in questo caso è facile da capire che hanno decostruzioni, hanno un'efficienza energetica migliore. Quindi questo è un fattore importante per trovare un immobile per me. Prezzo per metro quadri è un po' confuso qui, nel senso che fino a un prezzo va bene, è un po' si vedono veramente vicino. Questa a destra una colore di rosso più mediana e quella a sinistra una colore di rosso più chiara. Quindi troppo costosi non sono quello che mi piacciono, ma quello che hanno un prezzo considerevole sono quello che mi piacciono, sfortunatamente, e quelli che sono troppo, hanno un prezzo troppo basso non sono quelli che mi piacciono, probabilmente perché siano una classe energetica buona sono più costosi. Allora, ha bisogno di essere abitabile, ma non necessariamente. E curiosamente, probabilmente ho bisogno di non chiedere un giardino privato, perché tutte quelle che mi piacciono, in questo caso, non hanno nella classificazione un giardino privato, perché i dati, oppure gli immobili dalle regioni di Pordenone, che sono quelli che mi piacciono, non hanno un giardino privato. Aspetto se è possibile da capire questa connessione, anche che io non avevo spiegato molto bene. Ma l'idea è che tutto questo qui sono cose che quando cerco una casa posso dire addio. Anche che mi piace va un giardino privato. Okay. E probabilmente avrò bisogno di prendere un posto con pompa di calore, come riscaldamento. E, se possibile, e probabilmente con spese di condominio mensile, oppure in un appartamento, molto possibilmente. Quindi con questo possiamo fare questa analisi dei dati, che sono di certa forma nascosti. Allora, guarda che è finito di girare qui, vi mostro un'altra volta, dovrei aver mostrato prima. Ritorniamo qui ai dati che ho messo nel modello di regressione del prezzo. Quindi diciamo io ho questi immobili qui, faccio una predizione, anche più meno che mi aspettavo. Quindi in generale se voglio un immobile da 100 metri quadri, classe energetica A, due bagni e tutta questa altra considerazione nella zona del Valloncello, il prezzo stimato è da 151.393 euro. Questo sarebbe più o meno la aspettativa su questi dati. Ok? Vogliono fare qualche prova? Nel senso che diciamo che invece di Pordenone, che è uno dei principali fattori di costo, mettiamo Bagnarola. Non so dove è, ma
Um detalhe, não sei se é banharola, mas foi se é similar com ela da portuguesa. Não, achei ela estava a casa. Dovessi togliere la flona perché a Bagnarola non c'è Valenoncello. È vero, buona osservazione. Il modello non sa, quindi ha fatto la predizione di ogni forma. Nel caso che magari c'era Valenoncello lì, questi sarebbero i valori. Ma rimuovo la zona e vediamo il prezzo. Praticamente la stessa cosa, solo che in un posto fuori da Pordenone. Risparmio 30.000 euro con questa scelta. Considerevole. Sono molti, molta pasta, molto pomodoro e molto formaggio che posso mangiare con questo. Sì, no? Un altro comune a caso, Pasiano. Ok, Pasiano. Ah. Si scrive così? Ok. Ah, di Pordenone. Apriamo uno sportello la sera. Sì, sì. Questo esempio è fatto con le case, ma è possibile farlo con le spese, diciamo. Così possono capire quanto è costa una spesa, quanto sarà il costo se fa una cosa o altra. In un'azienda può capire come fare per... un esempio comune è quello dell'acciaio, della fabbricazione dell'acciaio, in cui mettono la temperatura ambiente, la temperatura della caldaia, la umidità, tutti i fattori del clima, fanno una predizione e dicono quale tempo che l'acciaio dovrebbe essere sulla caldaia per essere ottimalmente fatto, per diventare buono. Allora, su Pasiano è arrivata a questi valori. Non sono sicurissimo se è questo il valore, ma direi di sì, se è a Pasiano. Faccio veloce qui. Il controllo di tutti i posti che sono le comuni, così vediamo veloce quali sono. Sì, Pasiano da Pordenone. Che quello che succede è che il modello riesce a fare le predizioni anche se i dati non sono buoni. Così i risultati anche non saranno buoni. Ma come è una semplificazione della realtà, ma come questa è una semplificazione della realtà, sono approssimazioni interessanti, diciamo. Ma bisogna sempre da prendere cura se sta facendo la cosa giusta o no, perché puoi prendere risultati che non sono compatibili con la realtà. Sì, sì. Probabilmente come non ha trovato i dati di prima, ha pensato, ma questo è la stessa cosa che un dato vuoto, diciamo. Un dato neutrale e è andato per la media di tutte le regioni e probabilmente Pasiano è una regione che non è neanche costosa neanche economica, ma sono teorie solo. Sì? Allora qui abbiamo fatto tutti questi calcoli con una base dati, ma i dati dell'utente non sono stati infilati, cioè tu quanti anni hai, hai sì o no la moglie, perché questo secondo me fa saltare l'algoritmo, non è così. Cioè, però voglio dire, non si fanno, cioè, non si centrano le due realtà, no? L'utente e la casa. Cioè, si fa in un secondo passaggio questo, oppure, perché qua trovare la casa dipende anche dal tipo di utente. Non so se è chiara. Qual è la domanda? No, perché non vengono usati anche i dati dell'utente? Uh,
In questo caso, cosa che succede? In questo caso, tutto questo lavoro l'ho fatto pensando in me. Io sono l'utente e io voglio acquistare una casa. Quindi tutto questo sono personalizzati per me, diciamo così. Giusto. Quindi dopo io vado qui, in questi data to predict, e metto quello che voglio. Sì, sì, e mi piace, tutto quanto. In questo senso, tutto questo lavoro è fatto per, nel senso che è possibile personalizzare gli utenti. Quindi se vuoi fare il tuo utente, puoi andare qui e mettere tutto quello che vuoi. Diciamo, se è una mole oppure no, faccio veloce. Ma se vuoi fare una cosa più interessante, ha bisogno di prendere tutti i dati di utenti. Anche. Sì, sì. Cioè, ci sarà anche un database che dice che è ventenne, perché dice che è una casa piccola. No? Sì, sì. Dico, per incrociare bene i dati ci sarà anche una base dati sugli utenti con le loro preferenze, no? Quindi, ok, era solo una curiosità. Sì, veramente. Sicuramente tutti i siti di immobili hanno questi dati e fanno anche loro le sue predizioni per capire a chi vendere cosa. Siti come Amazon e questi grossi hanno tutto questo algoritmo per fare la predizione da quello che tu acquisterà dopo e offrire nella pagina. Ma questo è lo stesso lavoro, solo con più dati. Mm-hmm. Allora, come si avvicina un po' del fine, vado qui all'ultimo modello, che è quello della classificazione, per mostrarvi quali sono i risultati di questa classificazione. Questo è più per mostrarvi la differenza tra i dati da test e di treno. Quindi qui puoi capire che quello che uso sono i dati di test, non quello che sono usati per allenare. E chiedo un modello per fare le predizioni da quello che, con un dato che è allenato da prima, mi piacerebbe o no. Così diciamo che arriva una nuova casa, un nuovo immobile nel sito, non ho bisogno neanche di dare un sguardo. Basta mandare il mio modello, dire mi piace oppure no, se no basta. E questo è anche buono per fare per un controllo dei risultati, se ha fatto bene oppure no. Allora qui, quello che faccio io è fare una predizione con i modelli di test e lo chiamo qui di... scusa, sui modelli di test prendo tutti quelli che sono quelli che mi piacciono e faccio la predizione e questi sono i risultati. E qui io ho trovato Otro immobile nei dati di test che mi piacciono e questi sono stati bene classificati per il modello, perché qui ci sono otto che sono considerati buoni per me. Faccio lo stesso, ma questa volta per quelli che non sono buoni per me. I risultati finali sono 343, ma 342 che lui ha detto che non mi piacciono, non mi piacerebbero. Quindi una è... In una lui è sbagliato, che è questa da Borgo Medona. C'è una vendita, appartamento e tutto quanto. Ma direi che va bene, perché se veramente faccio questo modello per trovare le case, va bene se una tra 400 è sbagliata. Ma in altri tipi di casi, altri problemi, questo può essere un problema. Quindi è sempre buono prendere cura da questo. Ok? Quindi, lato mio della prestazione è qui. Vi lascio libere le domande. C'è qualche Bene. Domanda? Uh-huh. Bene. Uh-huh. Andrea. Ci sono tanti modelli, abbiamo visto. Come si fa a decidere o scegliere qual è il migliore? Cioè, penso che in base al tipo di richiesta che uno deve fare dovrà usare dei modelli diversi, però... C'è un qualche spunto per capire come scegliere? Sì, è una buona domanda. Nel senso che, in generale, prendiamo quelli che hanno risultati migliori nella metrica che è usata per te. Ma la metrica che sarà scelta dipende dalla domanda che fai, del problema che vuoi risolvere. Quindi, se è il prezzo, ad esempio, prendiamo la media dei valori, come da prima. In questo caso qui, che è una classificazione, abbiamo accuracy, ad esempio, che sono i numeri di volte che ha previsto bene qualcosa oppure no.
ci sono altre metriche anche che sono quelle che ha previsto le cose bene e che mi piacerebbero, quelle che sono predetto quello che non mi piacerebbero e così via, e questi sono tanti. Per spiegare meglio, in questo caso una casa in più in cui non mi piace, ma che lui che mi piacerebbe, ma lui ha detto che non mi piace, va bene. Ma se facciamo qualcosa come sicurezza per carta di credito, è meglio fare più predizione di chi è una truffa, ma che non farne nessuna, anche che sia un po' mescolato, non si c'è molta sicurezza. Quindi la metrica che usiamo qui è una che favorisce la predizione da sì, è una truffa in questo caso. Invece, se è qualcosa in cui la predizione di che non è, sarebbe meglio, prendiamo una metrica che favorisce questo. E così scegliamo il modello che performa meglio in questa metrica. Ok? Trovare le informazioni sul tipo di metriche. Allora, la domanda è dove possiamo trovare ulteriori informazioni su che tipo di metrica utilizzare? Basta una googolata o c'è una letteratura specifica? Direi che fortunatamente tutta questa cosa di machine learning è abbastanza ampia nell'internet, quindi Wikipedia ci sono molte informazioni, blogs, siti web, parecchio facile da trovare, ma alla fine puoi anche tu creare la sua propria metrica se vuoi, basta avere un po' di buon senso in questo caso. Mi sembra che ha finito, no? Quindi, ma ci ha parlato di machine learning, ha parlato anche di reti neurali, ma il deep learning come si accosta a tutto questo? Allora, il deep learning non è niente più che una rete neurale gigantesca, nel senso che, come hai visto qui, nella rete neurale, nei neuroni, ci sono tutti questi layers. Non c'è una definizione precisa, ma è in termini di tamanho e anche di dati. Questo è diventato una classificazione a parte, perché per allenare qualcosa piccolo è semplice. Ma il deep learning si inizia quando mettiamo 3, 4, 5 layers. Quindi fare l'allenamento da questo diventa qualcosa vagarosa, qualcosa pesante, che già non è più qualcosa che possiamo fare a casa. Ma la idea è la stessa. Ma, diciamo, vogliamo fare qualcosa con 10 milioni, con video, con informazioni molto sensibili, questo diventa deep learning. E c'è tutta un'altra parte delle specializzazioni per ottimizzare questi problemi e ridurre la dimensionalità. Ok? Ebbene, sì, è tutto per oggi. Non so se ci sono altre domande. Bene, io direi che per questa sera abbiamo finito. Ci diamo l'appuntamento a martedì prossimo. E di cosa parleremo? Fai un po' di marketing la prossima volta. Allora, prima da qualcosa vi ringrazio per la presenza e nella prossima serata parlo un po' di reti neurali, delle reti neurali più grosse, che sono i Large Language Models, come fare per ottimizzare un Large Language Model a casa e anche girarlo a casa. Anche se ci serve un po' più di potenza per questo, possiamo farlo. E non solo questo, giochiamo un po' anche con i modelli di immagini e tutto quanto. Perfetto, grazie Cleverson, grazie a tutti. Arrivederci e alla prossima.